Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Romantic Tarot, proprio perché quest'oggi parleremo in particolar modo appunto d'amore. E ovviamente è una stesa rivolta a tutte coloro che appunto sono single, in questo momento non stanno vivendo nessun rapporto in particolare, soprattutto ufficiale. Poi potreste comunque avere sicuramente frequentazioni, conoscenze, chat social, cose diciamo superficiali, anche leggere, ma comunque single. Quindi ufficialmente non avete nessuno al vostro fianco. Vogliamo cercare di capire invece appunto come procederà il vostro futuro. E lo faremo tenendo conto ovviamente di un percorso temporale importante. Difatti, come vedete, appunto, ho lasciato un ampio spazio proprio perché disporrò appunto questo mazzo secondo il metodo della croce celtica. Di conseguenza, appunto, verranno estratte 10 carte e ovviamente necessita di un ampio spazio, considerando poi che le carte di questo mazzo non sono poi proprio così piccole. Dunque, andremo ovviamente ad analizzare il presente, gli ostacoli, il vostro passato e il futuro per quanto riguarda i prossimi 15 giorni circa, per quanto riguarda i prossimi 3 mesi ed infine appunto un futuro un po' più lontano, generalmente intorno ai 6 mesi. Ovviamente però ragazzi, queste sono delle date, quindi una sorta di cronologia che ci aiuta nella stesa. Ma voi sapete che ogni arcano ha delle proprie precise tempistiche. Di conseguenza, nel momento in cui io vi andrò a spiegare l'evento che verrà ovviamente estratto, vi informerò anche sulle tempistiche ovviamente precise di realizzazione di questo particolare evento o appunto di questi eventi. Quindi a prescindere dalla scansione temporale appunto dei 15 giorni, 3 mesi, 6 mesi della croce celtica. D'accordo? Allora, dunque, io inizio a mescolare questo mazzo e dunque per il principio di sincronicità, per tutte coloro che appunto in questo momento sono single, cerchiamo di capire che cosa vi aspetta appunto il futuro, cioè se arriverà la persona giusta, o comunque ci saranno delle novità importanti e ovviamente di che tipo in ambito sentimentale o magari un ritorno dal passato, qualche riappacificazione. Cerchiamo un po' di capire, vediamo un po'. Allora, perfetto. Perfetto.
Allora, io allontano momentaneamente appunto il mazzo dal tavolo di lettura. Per comodità, ovviamente, ho disposto queste ultime due carte in questa posizione e non in posizione più alta, in modo che possiate ovviamente, vederle meglio. Allora, iniziamo dunque dalla prima posizione, ossia il vostro attuale presente, appunto in amore. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 2 di denari. Il 2 di denari è la carta, come appunto potete vedere, dei giochi innocenti. Quindi, ovviamente, di qualcosa di appunto embrionale. Difatti è una carta di grado 2. Ossia, ci potrebbe essere nel presente qualche tentativo, però vi ripeto, molto superficiale, molto leggero, da parte di una persona in particolare che sta appunto cercando in qualche modo di avvicinarsi a voi. È chiaro che però, come potete notare in questo caso, la figura femminile è piuttosto ritrosa, proprio perché questa situazione vi crea dei dubbi, delle perplessità. Ossia, voi state valutando i pro e i contro della situazione, quindi le due facce di una stessa realtà. È chiaro che, quindi, nella vostra mente, ma anche a livello concreto, perché parliamo di denari, c'è il pensiero che qualcosa possa cambiare. Vi ripeto, proprio magari a seguito del corteggiamento, dei tentativi di una persona in particolare. Ma è chiaro che questa situazione vi crea una certa confusione, una certa inquietudine, dei turbamenti dovuti, per esempio, al fatto che questa persona non vi sembra particolarmente sincera, quindi potrebbe appunto nascondere una seconda faccia, un secondo lato della sua personalità che a voi non piace o di cui dubitate, oppure potrebbe essere una persona impegnata, oppure potrebbe essere una persona che vi ricorda qualcuno del passato, per esempio, e che quindi non vi permetterebbe di iniziare una relazione con, diciamo, i piedi giusti. Ma il 2 di denari ci parla anche non solo della presenza di una persona che in questo momento potrebbe, diciamo, tentare di avvicinarsi a voi, ma ci parla anche di più situazioni che voi potreste in questo momento rifiutare o neanche vedere, neanche notare, o a cui non date minimamente importanza. Perché obiettivamente è un momento per voi di confusione o comunque di insoddisfazione. Cioè vorreste agire, vorreste qualcosa di concreto, ma quello che avete avuto sino ad ora vi ha portato nel presente a rimanere, vedete, piuttosto ritrose e guardinghe. Quindi in questo momento non siete voi disposte ad accettare o anche semplicemente ad apprezzare dei piccoli tentativi fatti da altre persone, oppure non li notate nemmeno. Quindi vi ripeto, o c'è qualcuno in particolare, quindi una figura reale, che, vi ripeto in maniera superficiale, quasi infantile, embrionale, appunto, sta cercando di corteggiarvi. Ma è un corteggiamento che vi pare forzato, che non vi piace e che vi crea imbarazzo, perché il 2 di denari è anche la carta appunto dell'imbarazzo. Oppure, vi ripeto, in questo momento non siete proprio voi disposte ad accettare il corteggiamento di un'altra persona, perché ci sono ancora degli elementi di inquietudine e confusione, legate ovviamente al passato. Il 2 di denari ci parla anche appunto di notizie, lettere, telefonate, documenti, quindi comunicazione che può avvenire, per esempio sui social, ma anche nella vita quotidiana, per
Però vi ripeto, delle comunicazioni che dal vostro punto di vista non sono soddisfacenti, ma possono più ricalcare, come vi dicevo all'inizio, quei giochi infantili che però non vi danno niente. E quindi li rifiutate. Quindi il due di denari ci parla proprio di una sorta di insoddisfazione presente dentro di voi che o vi impedisce, vi ripeto, di notare corteggiatori o persone che comunque vogliono avvicinarsi a voi, oppure c'è già una persona o anche più di una che vi sta corteggiando, ma è un corteggiamento che vi infastidisce e vi imbarazza. Soprattutto perché, per esempio, una persona che o non vi piace, oppure vi sembra correre troppo, oppure vi, ripeto, potrebbe essere una persona con caratteristiche similari a persone del vostro passato. E quindi questa cosa vi maldispone. Quindi siete particolarmente guardinghe, proprio per cercare di evitare problematiche future che potrebbero appunto riportarvi in situazioni dannose per voi, come quelle che avete vissuto appunto in passato. Quindi state cercando di osservare bene le varie situazioni attorno a voi, senza rischiare di cadere in errore. D'accordo? Però qualcuno effettivamente, di solito quando appunto esce la carta del 2 di denari, qualcuno di interessato al consultante c'è. Qualcuno che potrebbe per esempio scrivervi o decidere di scrivervi a breve, perché è una carta del presente, o che ha iniziato a scrivervi da poco. Quindi qualcuno di interessato a voi c'è. Ma vi ripeto, è un corteggiamento che non vi piace particolarmente. Vediamo a questo punto la carta degli ostacoli. Vediamo un po'. E qui abbiamo un'altra carta di denari, questa volta l'otto di denari. Allora, la carta dell'otto di denari ci parla di, ovviamente, in accezione negativa, un eccessivo impegno, un eccessivo sforzo che voi avete dovuto sopportare nel passato e appunto i cui risultati però negativi purtroppo ovviamente sono arrivati anche nel presente per riuscire ad ottenere qualcosa. Cioè, evidentemente voi avete lottato molto per un amore, per una persona, per una situazione che vedete vi stava particolarmente a cuore, ma che poi non è andata esattamente come volevate. L'otto di denari rappresenta il lavoro duro, il lavorare sodo per ottenere un qualcosa, in questo caso una stesa d'amore. Quindi avete cercato di dare tanto probabilmente ad una persona o ad un rapporto. E ovviamente il risultato non è stato quello che voi vi sareste mai aspettate. Inoltre, l'otto di denari è una carta che ci parla di adulazione, intrighi, ipocrisia, raggiri. Quindi tutte quelle situazioni ben poco pulite di cui appunto vi ho parlato poco fa. Quindi persone che non vi piacciono, persone che vi sembrano troppo insistenti, persone che non fanno per voi, persone impegnate o comunque denari, persone unicamente legate a voi da un desiderio fisico. Quindi in realtà l'otto di denari in accezione negativa, quindi come ostacolo, può rappresentare situazioni superficiali, situazioni inconcludenti, oppure situazioni per le quali avete dovuto lavorare troppo, lavorare sodo, senza poi ovviamente ottenere dei risultati. L'otto di denari è anche una carta molto lenta, quindi ci parla di una lentezza esasperante che per voi è stata obiettivamente qualcosa di pesante da poter e da dover sopportare. Quindi evidentemente avete dovuto sopportare persone che si sono fatte attendere troppo, oppure persone che hanno magari portato avanti in maniera eccessivamente pesante la vostra storia, che hanno appesantito, rallentato, troppi ostacoli,
Oppure, vi ripeto, l'otto di denari ci può parlare anche di aridità sentimentale, carenza, vi ripeto, di progettualità, di sentimenti, quindi potreste anche non essere state ricambiate nei vostri sentimenti. Oppure l'otto di denari in accezione negativa ci parla anche di furti. Quindi qualcun altro, una terza persona, potrebbe essersi inserita in un vostro rapporto e in qualche modo aver preso il vostro posto. O per esempio, nel caso in cui voi foste state legate a una persona impegnata, questa persona ha scelto la compagna ufficiale. Quindi siete state mal condizionate dagli altri, perché le carte di grado 8 non ci parlano di un problema derivante, per esempio, da confusione interiore del consultante o da scelte sbagliate, ma, vi ripeto, da influenze esterne negative. Quindi persone che non ricambiavano, persone impegnate, persone superficiali, persone appunto troppo furbe, votate solo ed unicamente ad un rapporto di tipo fisico. Oppure terze persone che si sono inserite nel vostro rapporto. D'accordo? Quindi qui ci sono state troppe persone che in qualche modo hanno messo becco nella vostra vita sentimentale, arrivando addirittura a danneggiarla, magari anche con cattivi consigli. Potreste esservi accorte che quelle che appunto potevano sembrare delle amicizie vere e importanti, in realtà erano persone invidiose, assolutamente non disposte ad aiutarvi e i cui cattivi consigli però vi sono evidentemente costate caro. Allora, vediamo un po' la carta invece del karma, cioè qual è obiettivamente il percorso karmico in amore che vi aspetta. Quindi, ovviamente, è quello che il karma vi porrà dinanzi, a prescindere dalle vostre scelte e ovviamente dalle vostre azioni. Vediamo un po'. E qui abbiamo un'altra carta di denari, 3 di denari. Allora, sicuramente il 3 di denari ci parla di una collaborazione o, vi ripeto comunque, della presenza e dell'arrivo di una persona che appunto denari diventerà importante per voi. Ma appunto un rapporto che nascerà molto probabilmente inizialmente come una sorta di amicizia oppure come una collaborazione professionale. Quindi potreste incontrare una persona o nel vostro ambito di lavoro o nell'ambito di lavoro dell'altra persona. Quindi qui c'entrano il lavoro e le finanze, il denaro. Questa collaborazione, questa conoscenza, questa amicizia ovviamente darà i suoi frutti, non solo in ambito professionale e finanziario, perché 3 di denari è una carta molto importante, da un punto di vista appunto finanziario, ma anche da un punto di vista sentimentale. Perché il 3 di denari abbina ovviamente il numero della realizzazione, il numero perfetto, con anche il seme più solido, che è quello appunto dei denari. Quindi sicuramente qui c'è la riuscita, qui c'è la realizzazione. Ma vi ripeto, è una realizzazione un po' lenta, perché i denari, tra ovviamente i quattro elementi, rappresenta appunto le tempistiche più lunghe, mentre coppe e bastoni rappresentano tempistiche estremamente veloci, quindi qualche giorno, qualche settimana al massimo. I denari purtroppo rappresentano le tempistiche più lunghe, anche più lunghe rispetto alle spade. Quindi, evidentemente, il vostro percorso karmico si allungherà di molto. Quindi, riuscirete ad avere una piena realizzazione sentimentale tra qualche mese. Ma arriverà. E vi ripeto, arriverà a seguito di un incontro con questa persona in ambito professionale o in ambito finanziario, oppure una persona con la quale appunto inizierete innanzitutto una conoscenza, un'amicizia,
una semplice frequentazione, che poi invece, vedete, diventerà qualcosa di solido, di duro, di robusto. D'accordo? Quindi un rapporto che andrà perfezionandosi nel tempo. E ovviamente una posizione sentimentale in questo caso, che una volta raggiunta si manterrà per lungo tempo. Quindi nel caso in cui mi fosse venuta ad esempio la carta del matto in questa posizione, vi avrei detto: ragazze, in futuro potreste incontrare una persona che sarà sicuramente importante per voi, ma la cui storia ha una certa durata. In questo caso, con il 3 di denari, questa storia avrà una durata molto lunga. Potrebbe essere proprio la persona della vita. Ma vi ripeto, è purtroppo una situazione un po' lenta e che ovviamente partirà con una giusta lentezza, a mio avviso. Cioè non è il classico colpo di fulmine o fuoco di paglia. Quindi ci sarà una conoscenza che procederà nel tempo, perfezionandosi man mano. Le carte di grado 3 parlano anche di viaggi, quindi voi potreste incontrare questa persona durante uno spostamento che voi potreste fare per lavoro, per studio, ma anche per piacere. Oppure, vi ripeto, è una persona che vi aiuterà da un punto di vista professionale o finanziario. Perché no? Quindi è una carta legata decisamente al mondo degli affari, dei contratti, dei guadagni. Potrebbe essere un vostro nuovo datore di lavoro. Quindi una persona benestante, con un certo ruolo e un certo peso sociale. E ovviamente che dispone anche, diciamo, di una certa quantità di denaro non indifferente. Però vi ripeto, è una persona con la quale inizierà tutto in maniera equilibrata, senza lanciarsi in una storia superficiale come quelle che avete vissuto magari sino ad ora. E sarà una persona, vi ripeto, stabile, solida, che porterà alla crescita del vostro rapporto. E perché no, anche, vi ripeto, del vostro ambito finanziario. Cioè voi potreste avere contemporaneamente un periodo molto bello della vostra vita che appunto prevede la compresenza di successo in affari, in amore e per quanto riguarda appunto l'aspetto economico-finanziario, oltre che professionale. D'accordo? Vediamo a questo punto la carta del passato, quindi le scorse settimane, gli scorsi mesi. Che cosa ha condizionato ovviamente il presente? Qui abbiamo un'altra carta di denari, il Fante di denari. Allora, il Fante di denari è la carta del messaggero, fondamentalmente è la carta di colui che si propone, è la carta del viandante amoroso. Cioè, come vi dicevo ragazze con i due di denari, ve l'ho detto sin dall'inizio, qui mi viene ovviamente riconfermato, c'è qualcuno che ovviamente sta cercando di corteggiarvi, che vuole un'opportunità al vostro fianco. È una persona, ovviamente essendomi venuto un fante, o particolarmente giovane da un punto di vista proprio anagrafico. I fanti generalmente hanno un'età anagrafica compresa tra i 20 e i 30, massimo 35 anni, quindi è una persona molto giovane. Oppure è una persona che ha un modo di comportarsi molto giovanile o un aspetto molto giovane. Ci sono persone che obiettivamente a livello estetico mostrano veramente un'età estremamente diversa dalla loro età anagrafica. Quindi può sembrare molto più giovane rispetto all'età che ha in realtà. Potrebbe appartenere ad uno dei tre segni di terra, quindi Toro, Vergine, Capricorno, o averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi Venere, Mercurio, Marte e Luna. Quindi potrebbe avere, per esempio, Luna in Capricorno, Venere in Toro e ascendente
appunto in Toro piuttosto che in Vergine, è un esempio. Quindi una persona molto concreta è una persona che quando ha un obiettivo fa di tutto per cercare di appunto ottenere ciò che vuole, è una persona determinata ed è una persona che agisce in maniera diretta, concreta, ma ovviamente a volte in maniera un po', come vi dicevo inizialmente con i due di denari, un po' superficiale, un po' infantile, quindi con un modo di rapportarsi a voi e all'amore che evidentemente a voi non è piaciuto o che a voi generalmente non piace. Ma qui c'è una persona, vi ripeto, piuttosto giovane, che vi ha corteggiato, vi sta corteggiando, quindi a cui voi piacete molto, tra i vostri colleghi, piuttosto che tra le vostre amicizie, sui social. Qui c'è una persona, magari anche proprio più giovane di voi, a cui voi piacete molto. Ma, come vi dicevo inizialmente con il due di denari, è una situazione che potrebbe imbarazzarvi o è una situazione che potrebbe avervi infastidito o potrebbe avervi portato comunque a dover riflettere appunto due di denari su come agire, d'accordo? Quindi qui c'è una persona interessata a voi e mi viene ovviamente già dal passato, quindi una persona che potrebbe aver fatto uno o più tentativi, che potrebbe avervi scritto o potrebbe per esempio avervi già palesemente invitato ad uscire. Ma, vi ripeto, la cosa non vi è piaciuta del tutto, comunque non vi piace particolarmente. Però qui c'è una persona interessata a voi, eh? Assolutamente sì. E generalmente parliamo di un fante, quindi una persona single o che comunque vive da single, quindi che si sente assolutamente libera di potersi muovere, di poter agire come meglio crede. Quindi non mi è venuto un re di coppe piuttosto che re di bastoni. È una persona generalmente single, che però è interessata a voi, eh? Non è un fante di spade. Generalmente i personaggi di spade sono un po' allergici, diciamo, alle relazioni. In questo caso vuole una storia con voi. Parliamo ovviamente di denaro, ragazzi, quindi è chiaro che voi piacete a questa persona innanzitutto da un punto di vista fisico, quindi non è una persona innamorata persa o che prova in qualche modo dei sentimenti o delle emozioni importanti. Qui abbiamo una forte attrazione, quindi è una persona che vuole opportunità da voi, che ovviamente vuol far parte della vostra vita, della vostra quotidianità e che vi ha lanciato un segnale ed evidentemente sta continuamente cercando di farlo anche nel presente. Questa è una posizione molto interessante perché ovviamente riguarda il futuro, ma in particolar modo il futuro più immediato, quindi tra pochi giorni, al massimo un paio di settimane, quindi grosso modo una quindicina di giorni. Vediamo un po'. Ragazzi, un'altra carta di denari, ma è incredibile! Qui abbiamo di nuovo il 6 di denari. Allora, il 6 di denari è una carta che ci parla di generosità, quindi evidentemente, diciamo, o cederete in qualche modo al corteggiamento di questo fante, oppure ovviamente qui ci sarà qualcuno che riuscirà in qualche modo ad attirare la vostra attenzione, vedete? E ovviamente il vostro benestare. Quindi in qualche modo voi con questo 6 di denari sarete comunque attratte, perché anche in questo caso parliamo appunto di denari, quindi accetterete, perché attratte di buon grado, il corteggiamento da parte di questa persona. Quindi o il corteggiamento di questo fante di denari oppure di un'altra persona che evidentemente in qualche modo vi farà capitolare. E di conseguenza è chiaro che vivrete dei momenti piuttosto piacevoli con questa persona, quindi la situazione andrà un po' a riequilibrarsi, perché è una carta di grado 6 che rappresenta appunto l'equilibrio. Quindi sicuramente è una situazione ancora embrionale,
non parliamo di una carta di grado 9 o di grado 10 o di un asso. Quindi parliamo di una carta di grado 6, cioè una situazione che è in evoluzione e che con piccoli gesti e con piccoli passi, perché il 6 di denari rappresenta piccoli guadagni importanti, ma piccoli contenuti, vi porterà ad una situazione più stabile con questa persona o con questo fante di denari, oppure, vi ripeto, con un'altra persona. Comunque ci saranno delle notizie, delle novità importanti che vi chiariranno molti dubbi, perché il 6 di denari parla anche di consapevolezza e ovviamente vi porteranno a buone speranze in riferimento al futuro. Ma il 6 di denari, essendo una carta di nuovo di denari, ci parla di passione, ci parla di ardore. Quindi sicuramente qui ci sarà quel qualcosa, o che potrebbe fare questo fante, o vi ripeto un'altra persona, che vi farà in qualche modo agire in maniera impulsiva, come una molla, e che attirerà la vostra attenzione in barba a tutte le forme di razionalizzazione che avete provato in qualche modo a mettere in atto per cercare appunto di tutelarvi, come vi dicevo all'inizio con i due di denari, e quindi cederete a questa conoscenza. Quindi ci sarà tanta, tanta passione e ovviamente il vostro desiderio prenderà finalmente corpo. Vi ripeto, entro pochi giorni, entro poche settimane. È una carta molto bella però, perché obiettivamente è una carta che rappresenta una sorta di trampolino di lancio verso, in qualche modo, qualcosa di nuovo. Vedete, in questo caso, in questo mazzo dei Romantic Tarot, il 6 di denari rappresenta, guardate, un pittore che sta facendo un ritratto a questa bellissima ragazza. E questa carta ci suggerisce che è meglio a volte abbandonare la vecchia strada e avventurarsi verso qualcosa di completamente nuovo. Quindi, molto probabilmente, vi ripeto, metterete da parte definitivamente questo fante, chiudendo i rapporti con questa persona, oppure deciderete, sotto la scorta, vi ripeto, di un impulso, di un ardore, di una voglia di vivere e di godere dell'amore, dei piaceri dell'amore, inizierete appunto a frequentare questa persona, oppure, vi ripeto, un'altra persona. Ma qui c'è proprio la carta della condivisione, vi ripeto, della generosità, dell'equilibrio, del darsi. Quindi inizierete evidentemente a vedere la vita in maniera diversa ed anche i rapporti, vivendo anche quelle piccole cose che queste persone possono offrirvi. Quindi c'è un bel momento di condivisione. Piccoli passi, piccoli gesti, ma comunque fondamentali. Allora, in questa posizione invece andiamo ad occuparci del futuro, un futuro un po' più lontano, quindi grosso modo entro più o meno i prossimi 3 mesi. Ovviamente, ragazzi, a seconda del valore temporale della carta stessa. E qui abbiamo la carta, ma che meraviglia, Re di bastoni. Mamma mia. Allora, sì, non è decisamente questo fante, eh? Allora, Re di bastoni, ragazzi, è una delle carte più belle che vi potesse ovviamente venire fuori poi in amore. Allora, qui abbiamo sicuramente finalmente un'energia maschile ovviamente tosta, quindi una persona matura, una persona saggia che non procede necessariamente per gradi, bensì una persona forte, determinata, coraggiosa, parliamo di bastoni, una persona, vi ripeto, che non ha paura dell'amore, non ha paura di mettersi in gioco, anzi ama le sfide, una persona, vi ripeto, passionale, molto legata all'eros. Quindi una persona che obiettivamente rappresenta il fuoco. Generalmente, appunto, i bastoni rappresentano individui che potrebbero appartenere ai segni zodiacali di fuoco, quindi Leone, Ariete o Sagittario. Oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure, come vi dicevo appunto poco fa, con il fante di denari, potrebbe appunto essere un uomo che ha un tema natale ricco, ovviamente, di segni di fuoco nei pianeti principali. Quindi
Quindi potrebbe, per esempio, avere la Venere in Leone, l'ascendente in Sagittario e, per esempio, Marte in Ariete. Quindi un mix perfetto di sessualità e sensualità. D'accordo? Il re di bastoni, come ovviamente tutti i re, rappresenta appunto un individuo piuttosto maturo anagraficamente. Quindi generalmente i re rappresentano una fascia di età che va dai 40 ai 45 anni in su. Quindi effettivamente è un'energia maschile assolutamente matura. Da un punto di vista professionale, è una persona che ha ovviamente un proprio ambito professionale in cui ovviamente eccelle, quindi potrebbe essere un capo, un datore di lavoro, il proprietario di un'azienda, di una ditta. Generalmente le figure di bastoni non indossano una divisa, come invece accade per appunto le figure di spade. Comunque è una persona che, vi ripeto, ha avuto e ha tuttora successo e un peso importante in ambito professionale. È una persona che ha anche un certo peso economico, quindi degli ottimi guadagni, ed è una persona molto intelligente. È una persona dinamica, geniale, che ha un'ottima inventiva. Sa fare i soldi, questa persona. Ma anche una caratteristica importante. Il re di bastoni è un uomo leale, è un uomo fedele, è un uomo, anche se a volte può apparire un po' severo, ma comunque una persona disinteressata, cioè non mira ad un rapporto solo perché ovviamente vuole ottenere un riscontro pratico. Quindi non mira ad un rapporto solo per avere, diciamo, del godimento fisico. D'accordo? Ma è una persona che ama la completezza nei rapporti. Potrebbe essere stata una persona sposata, o comunque potrebbe appunto essere una persona in procinto di separarsi, o comunque una persona che ha da poco lasciato una compagna ufficiale. Ma vi ripeto, non è un traditore seriale. È una persona leale, pulita e fedele, determinata e che ha il pieno controllo della propria vita. È una persona molto forte. È una persona che può farvi da guida, onesta e che può aiutarvi e sostenervi. Vi ricordate, ragazzi, il 3 di denari? Che cosa vi dicevo? Che potreste incontrare questa persona o in ambito professionale o in ambito finanziario, una persona che potrebbe aiutarvi. Ecco, la caratteristica proprio del re di bastoni è la generosità, la magnanimità, la capacità di aiutare gli altri e sostenerli. Quindi, tra l'altro, in alcune sibille il re di bastoni è rappresentato come la carta del dottore, quindi di colui che aiuta gli altri. Colui che in qualche modo cerca di prestare soccorso e aiuto alle persone che ha al proprio fianco. Quindi è una persona che potrebbe aiutare la sua famiglia d'origine, prendersi cura dei genitori, oppure, vi ripeto, anche eventualmente dei propri figli, figli che potrebbe aver avuto da un precedente matrimonio. Perché generalmente il re di bastoni è già stato impegnato, d'accordo? Però vi ripeto, è una persona che tra l'altro incontrerete tra poco tempo, perché i bastoni rappresentano tempistiche veloci, proprio come le carte di coppe, e il re di bastoni rappresenta grosso modo tempistiche di un mese, un mesetto e mezzo al massimo. È una persona che conoscerete, appunto, quindi un incontro assolutamente inatteso. Quanto fortunato! Oppure una persona che vi scriverà, portandovi delle notizie piacevoli e che quindi in qualche modo vi permetteranno di conoscere meglio questa persona, per esempio sui social. Ma vi ripeto, è una persona che conoscerete e che, come tipico dei bastoni, inizialmente si porrà in maniera molto amichevole, molto aperta con voi, per poi ovviamente lasciare libero sfogo a tutta la sua passionalità. Il re di bastoni
tra ovviamente i quattro re e quello che si avvicina maggiormente ad un'altra importante energia maschile degli arcani maggiori, cioè l'imperatore. Quindi obiettivamente una persona, vi ripeto, molto stabile, equilibrata, solida e che potrebbe farvi anche da mentore. Quindi vi ripeto, è una persona che vedrete o incontrerete entro poco tempo. Quindi non dovete aspettare tanto, ma è una persona che vi dimostrerà immediatamente il suo interesse. Vediamo in questa posizione il potere del consultante sul vostro ambiente, quindi come voi potete influenzare il vostro ambiente. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 3 di bastoni. Abbiamo avuto fino adesso tutte carte di denari, adesso arriva il momento dei bastoni. Infatti, il 3 di bastoni ci parla proprio della vostra capacità, vedete, di attrarre più persone contemporaneamente. 3 di bastoni in questo mazzo rappresenta la perigina, quindi voi avrete la possibilità di attirare più persone. Ovviamente poi spetterà a voi la possibilità di decidere se ovviamente vedere o meno queste persone, conoscerle, dare spazio e a chi ovviamente dare spazio. Quindi sicuramente ci saranno delle buone notizie. Ci saranno, vi ripeto, più persone che potreste conoscere, carta di grado 3, come vi dicevo con i 3 di denari, durante uno spostamento che potreste fare o per lavoro, oppure semplicemente per piacere o per studio. Potreste conoscere più persone, tutte attratte, bastone ovviamente, da voi. E quindi sarà a voi la possibilità di scegliere chi vorrete. Ovviamente, qual è il consiglio che vi viene dato a questo punto dalle carte? Di prendervi il tempo giusto per poter decidere, agendo, seguendo quello che è il vostro reale desiderio. Non tormentatevi, non razionalizzate troppo la situazione. Agite a volte anche un po' grazie a quel sesto senso che vi porta a capire quale possa essere la persona giusta e quale no. Quindi, qui ci sono notizie, perché le carte di grado 3 ci parlano appunto di notizie importanti. Quindi dovrete vagliare la persona giusta e voi ovviamente opterete per questo re di bastoni, proprio perché qui appunto inizierete comunque una frequentazione stabile con questa persona. Ma vi ripeto, ne avrete altre e quindi starà poi a voi decidere quale tra questi uomini può far parte della vostra vita. Quindi facilitate incontri, conoscenze, chiacchiere, perché proprio tra queste persone arriverà la persona giusta. Tra l'altro, la carta del 3 di bastoni si rifà anche ad una periodizzazione piuttosto vicina, dal 3 all'8 aprile. Di conseguenza, vi ripeto, qui entro breve tempo voi conoscerete altre persone e avrete la possibilità quindi di scegliere tra queste persone. In questa posizione invece abbiamo una situazione contraria, cioè come l'ambiente invece influenza voi, quindi gli elementi, magari anche gli ostacoli evidentemente che possono in qualche modo influenzare la vostra vita sentimentale. E qui abbiamo il quinto arcano maggiore, quindi la carta del Papa. Allora, la carta del Papa ci parla di una presenza maschile un po' vincolante, potrebbe essere il vostro ex marito o potrebbe essere comunque una persona che avete al vostro fianco, un vostro ex compagno, un vostro ex fidanzato, che comunque ha ancora una certa voce in capitolo. Voi potreste avere, per esempio, avuto dei figli con questa persona e ovviamente dover ancora, per ovvie motivazioni, avere a che fare con questa persona. Ecco, è una persona particolarmente vincolante e dalla mentalità particolarmente chiusa. Quindi non è una personalità particolarmente liberale, ma piuttosto giudicante, che in qualche modo si erge appunto sul suo pulpito personale per poter guardare gli altri dall'alto al basso. È vero che il Papa generalmente ha come caratteristica
quella appunto di essere un ottimo consigliere, una persona buona e appunto magnanima, ma venendomi ovviamente in posizione di ostacolo, è sicuramente una persona che non vi aiuta a progredire. Potrebbe essere anche, per esempio, un amico, però generalmente grande di età, perché appunto generalmente la carta del Papa rappresenta persone che hanno grosso modo dai 40-45 anni in su, non è questo re di bastoni, eh? Quindi è una persona, vi ripeto, piuttosto adulta, che potrebbe anche essere sposata. Generalmente il Papa è un uomo sposato e vedete anche con figli, che potrebbe in qualche modo darvi dei cattivi consigli. Potrebbe essere uno zio, potrebbe essere un fratello maggiore. Quindi una persona che magari anche volendo aiutarvi, però in qualche modo vi dà dei cattivi consigli. Quindi una persona che cerca in qualche modo di vincolarvi rispetto a delle situazioni nuove. Il Papa rappresenta la tradizione, quindi potrebbe essere una persona che potrebbe in qualche modo cercare di farvi desistere dalla conoscenza appunto di nuove persone, cosa che però voi non farete, ve lo dicevo con questo 6 di denari, anzi voi vi aprirete piacevolmente, finalmente al nuovo. Ma qui vi ripeto, c'è proprio una persona che vi invita in qualche modo ad addomesticare le vostre passioni, all'autocontrollo, alla razionalizzazione, quello che voi non dovete fare se volete veramente in qualche modo godere dell'amore, del piacere dell'amore. Voi dovete ovviamente cercare di guardare all'amore, ai piaceri dell'amore, vi ripeto, con quella sensitività quasi, con quella sensibilità che può caratterizzarvi e quindi farvi capire effettivamente quando è il momento e la persona giusta e che forse è il momento di potersi aprire al sentimento, al di là poi di tutto quello che possa esservi accaduto in passato, al di là delle persone sbagliate che voi poi potreste aver conosciuto appunto nel vostro passato. È chiaro che però la carta del Papa può rappresentare anche effettivamente un corteggiatore di cui però non dovreste assolutamente fidarvi, perché è una persona generalmente impegnata, appunto, quindi molto ambigua, molto falsa, che ovviamente tende a vivere in qualche modo nell'impudicizia e ovviamente a creare intrighi, meschinità, situazioni appunto non pulite, situazioni nascoste e che potrebbe corteggiarvi in maniera molto, vi ripeto, falsa, quasi stucchevole, proprio perché invogliato alla vostra conoscenza solo ed esclusivamente da un punto di vista terreno. Quindi ovviamente per cercare di ottenere da voi piacere fisico, d'accordo? Quindi c'è un personaggio di cui non dovreste del tutto ovviamente fidarvi. La carta del Papa è legata al segno zodiacale dell'Ariete e del Sagittario, quindi potrebbe appunto appartenere a questi due segni zodiacali. Ed è quindi una persona che o già fa parte della vostra vita e quindi già conoscete, oppure che potreste conoscere entro pochissimo tempo, perché il tempo di realizzazione del Papa, grosso modo, va dai 15 ai 20 giorni al massimo. Ed è legata, ovviamente, questa carta alla primavera. Quindi, evidentemente, vi ripeto, è effettivamente una persona che o già fa parte della vostra vita, oppure in qualche modo potreste conoscere entro poco tempo. Ma attenzione, perché non è assolutamente una persona affidabile, anzi è una persona falsa, meschina, ed è una persona particolarmente fanatica e anche bigotta. Quindi è una persona che, vi ripeto, giudica gli altri, quando ovviamente la prima persona che dovrebbe imparare a giudicare è semplicemente se stessa. Ma essendomi venuta la carta del Papa, che generalmente appunto è un personaggio fortemente influente, potrebbe rappresentare appunto un datore di lavoro, un capo o comunque una persona che potrebbe cercare, quindi un nemico, anche di danneggiarvi nel caso in cui per esempio questa persona si senta rifiutata. Quindi attenzione a questa persona, che non è obiettivamente una persona del tutto affidabile o comunque, vi ripeto, potrebbe essere una persona che anche in buona fede può cercare appunto di aiutarvi, ma in realtà vi dà dei cattivi consigli. D'accordo?
In questa posizione vediamo invece che cosa avete nel cuore, quindi paure, ma anche, diciamo, speranze in riferimento al vostro futuro. E qui abbiamo la carta della morte, ragazzi, l'arcano senza nome. Voi volete stravolgere la vostra vita, siete stanche. Cioè, la carta della morte rappresenta proprio in qualche modo lo stravolgere la propria esistenza, ma non solo da un punto di vista sentimentale. In questo caso vorreste proprio un rinnovamento da tutti i punti di vista, quindi anche per esempio da un punto di vista economico, professionale, familiare. Cioè, in qualche modo voi vorreste proprio, vedete, tagliare dei rami secchi che vi arrivano direttamente dal passato e che obiettivamente ormai a voi non servono più, se non a portarvi semplicemente comunque dei dubbi, delle perplessità, delle indecisioni, cattivi consigli. Ecco, qui ve lo dicevo già dall'inizio con questo 8 di denari, che qui ci sono dei cattivi consigli portati appunto da persone non del tutto affidabili, e questa cosa mi viene ribadita appunto anche dalla carta del Papa. Quindi fate sempre attenzione a quello che le persone vi vogliono in qualche modo consigliare, d'accordo? Perché obiettivamente potrebbero anche semplicemente, vi ripeto, farlo in buona fede, ma obiettivamente la vita appartiene a voi, quindi non alle altre persone. Perciò quello che va bene o potrebbe andare bene per loro non deve necessariamente andare bene anche per voi, dato che sicuramente avrete gusti, ovviamente, e anche necessità differenti. Tutti abbiamo gusti e necessità differenti, quindi non è detto che ciò che può far star bene a me, per esempio, può far star bene un'altra persona, d'accordo? Quindi attenzione a cercare di farvi inculcare, diciamo, particolari idee da parte di terze persone. Quindi ragionate, mi raccomando, ragazze, sempre con la vostra testa, 6 di denari, in maniera, mi raccomando, molto libera. Cercate di aprirvi al nuovo e anche a nuovi modi di vedere e di vedervi, d'accordo? Ricordate questo pittore con questo ritratto che fa di questa splendida ragazza. Cercate di vedervi con gli occhi di un'altra persona, quindi con nuovi occhi, ok? Anche magari con una mentalità nuova, una mentalità rinnovata, d'accordo? Quindi cercate, proprio come voi vorreste fare, la morte. Cancellate abitudini, relazioni sfilacciate, situazioni del passato che, vedete, vi portano solo sofferenza e vi hanno portato sofferenza. Lasciate il passato alle spalle, apritevi al nuovo, d'accordo? Quindi andate a tagliare quei rami secchi. Cioè, in questo caso, quello che voi vorreste è il consiglio proprio degli arcani. Quindi, evidentemente, quello che vi farà bene e che fa bene per voi è proprio cercare, vi ripeto, di vedere la vita con altri occhi, di cercare di ragionare con la vostra testa, scegliendo solo e unicamente quello che fa bene a voi. Quindi agire in maniera un po' egoistica, perché no? Un sano egoismo porta comunque alla serenità e all'equilibrio. Ragazzi, la vita è vostra, io lo ripeto sempre, la vita è soltanto vostra. Tutti abbiamo diritto ad essere felici, anche voi avete diritto alla felicità, al godere di quei momenti di amore, di passione, di erotismo, di innamorarvi. Quindi lasciate da parte il passato e non ancoratevi a vecchie posizioni. Una trasformazione è necessaria. Ogni rinnovamento è benefico, perché porta comunque a consapevolezza, maturazione, saggezza. Quindi voi volete questo, cioè volete chiudere con il passato, per esempio con delle conoscenze che non vi portano a niente, fatelo. D'accordo? Quindi cercate il nuovo, nuovi progetti, nuove esperienze, nuovi viaggi, perché è lì che conoscerete la persona giusta. D'accordo? Per esempio, uscendo con le amiche frequentate sempre lo stesso locale? Cambiate locale. Avete sempre frequentato la stessa palestra? Cambiate palestra. È un esempio, sono esempi banali, ma per farvi capire che evidentemente il progresso e la felicità è da un'altra parte. Questo andrà ad acuire, ad aumentare il vostro ottimismo, la vostra voglia di piacere e quindi anche il piacere agli altri. Perché la nostra serenità ci rende realmente più belle. Rende il nostro sorriso, rende il nostro sguardo più accattivante. Quindi voi volete un cambiamento drastico ed è corretto. Magari anche vivendo un momento di solitudine temporanea, come ci rimanda appunto la carta della morte.
che è utilissima per guardarsi dentro. Questo vi servirà per ripartire. Voi siete stanche, quindi apritevi a nuovi progetti, anche professionali. Respirate aria nuova. D'accordo? Vediamo appunto in ultima posizione a questo punto il futuro. Ovviamente, ragazzi, è un po' più lontano, quindi si sta parlando di tra qualche mese, grosso modo entro un massimo di 6 mesi. Però vi ripeto, a seconda chiaramente delle tempistiche identificate da questo arcano. Ragazze, ma che carta meravigliosa! È la carta più bella non solo degli arcani maggiori, ma anche tra gli arcani minori. Il Sole, 19° arcano maggiore, che arriva da quale arcano precedente? L'arcano della Luna, 18°, che rappresenta il guardarsi dentro. Cosa vi dicevo appunto con la carta della morte? Un momento di stand by, di temporanea solitudine, dopo aver chiuso ovviamente con il passato, vi servirà per guardarvi dentro e per ripartire, guardate, con la giusta carica. Qui c'è tantissimo fuoco, ve lo dicevo già con questo re di bastoni, e qui abbiamo di nuovo il Sole che ci parla appunto di calore. Allora ragazze, cosa dirvi? Qui sicuramente arriverà l'amore. La carta del Sole rappresenta il rapporto tra due persone. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, generalmente la carta del Sole è rappresentata da due gemelli. Quindi potreste proprio conoscere, incontrare la vostra anima gemella, cioè la persona giusta che stavate aspettando. Quella persona che sa completarvi, quella persona che sa rendervi felice e che sa dire la cosa giusta al momento giusto. Non è una persona che conoscete, perché il Sole ci parla di un incontro esaltante, di un incontro fortunoso, nuovo, ve l'avevo detto con questo re di bastoni. È una persona nuova, è una persona che obiettivamente vi farà capitolare, sia da un punto di vista sentimentale che anche da un punto di vista erotico e passionale. Sarà una persona sincera, una persona pulita, sulla quale voi potrete assolutamente contare. È una persona generosa, è una persona allegra, ottimista e soprattutto una persona che vi amerà in maniera sincera. Ma vi ripeto, anche in questo caso, la carta del Sole ci parla di amicizia. Quindi è un rapporto che partirà anche sulle basi dell'amicizia. Ma ci parla anche di un collaboratore, di un collega fidato. Quindi potrebbe proprio nascere in quell'ambito il vostro amore. È una persona che potrebbe svolgere come professione quello dello scrittore, giornalista, piuttosto che insegnante, un bibliotecario. Una persona che quindi ama molto leggere, scrivere, comunicare. Ed è una persona che ovviamente si dedica anche all'aiuto degli altri, quindi potrebbe essere appunto un medico. È una persona che potrebbe appartenere anche al mondo dello spettacolo, quindi il Sole ci parla anche appunto di celebrità, quindi perché no, potrebbe essere comunque una persona nota, per esempio anche nel vostro stesso ambito, potrebbe essere un grande imprenditore, un grande industriale. Ma è una persona che ama, vi ripeto, molto il contatto con gli altri, la comunicazione, la cultura, è una persona molto intelligente. Infatti, la carta del Sole è legata al segno zodiacale del Leone, ritorna, vedete, nuovamente il segno di fuoco, e al segno zodiacale dei Gemelli. Ecco perché l'amore per la comunicazione. Questa persona la conoscerete entro pochissimo tempo, vi ripeto. Perché la carta del Sole rappresenta la primavera, massimo il mese di giugno, quindi l'inizio dell'estate. Quindi a livello di tempistiche, i tempi appunto di realizzazione vanno grosso modo dalle 3 settimane ai 3-4 mesi circa. È una persona che potreste conoscere
in un ambiente particolarmente caldo, soleggiato, durante appunto uno spostamento, una vacanza o comunque in un luogo aperto, all'aria aperta. I due giorni legati in particolar modo al 19° arcano sono il giorno di mercoledì e di domenica, quindi giorni fortunati in cui evidentemente poter incontrare questa persona. Quindi il sole ci parla d'amore, ci parla di meriti, ci parla di notorietà, ci parla di fama, quindi di carisma, di feeling, che immediatamente verrà colto dall'altra persona, senza forzature, non vi creerà imbarazzo come con questo fante di denari. Anzi, questa persona vi farà sentire fortunate, libere di amare, libere di sentirvi amate. Quindi questa è una carta meravigliosa, è la carta del trionfo, è la carta del trionfo dell'amore. D'accordo? Quindi sicuramente la carta del sole segnala, vi ripeto, capacità di comunicazione e va a favorire chi usa la parola, scritta o parlata. Vi ripeto, editori, scrittori, giornalisti, poeti. Quindi potreste per esempio conoscere questa persona durante una conferenza, perché no? È una persona, vi ripeto, molto intelligente e molto in vista, la carta del sole, il segno zodiacale del leone. È una persona molto ammirata, che vi ammirerà. Quindi è una persona che finalmente vi farà sentire amata su tutti i fronti. Inoltre la carta del sole ci parla sì di un momento di fortuna in amore, ma che perdura per lungo tempo, proprio perché ovviamente il rimando va all'anno solare, quindi non è un rapporto che si interromperà, anzi andrà avanti per tutto l'anno, per poi ovviamente procedere. Quindi qui sicuramente c'è un momento molto bello e importante del vostro futuro, eh? Ma vi ripeto, il sole ci parla proprio di nuove conoscenze, di viaggi, di spostamenti, di novità che porteranno a questo avvenimento straordinario e importante, a questo incontro finalmente felice. Quindi cercate ragazze di godervi appieno questo grande momento, perché qui arriva proprio la carta dell'amore. Un amore felice, pulito, alla luce appunto del sole, un amore senza macchia finalmente, con la persona giusta. E vi ripeto, una persona generalmente importante, magari anche in vista. D'accordo? Allora, adesso io con appunto gli angeli del cuore di Dorin Virtù volevo approfittarne per appunto cercare di estrarre altre carte tra questi oracoli, proprio per cercare di dare ulteriore caratterizzazione a tutti questi personaggi che appunto sono usciti in questa stesa, quindi questo fante di denari, questo re di bastoni, questo papa e ovviamente la carta del sole. Vediamo un po', quindi che tipologia di rapporto andrete appunto a creare con questi personaggi o che avete, diciamo, con questi personaggi. Vediamo un po'. Allora, ecco appunto, per quanto riguarda questo fante di denari, abbiamo appunto la carta del torna ad essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita. Allora, questa è una persona che vi ha fatto, vedete, sentire in trappola. È una persona che potrebbe avervi in qualche modo controllato o manipolato, a volte anche soffocandovi. Quindi è una persona che in qualche modo potrebbe, infatti vi parlavo appunto di imbarazzo, avervi eccessivamente corteggiato, o è comunque una persona che, vi ripeto, magari anche portata da delle buone intenzionalità, però obiettivamente è poi risultata particolarmente pesante. E di conseguenza è una persona dalla quale voi in qualche modo siete volute fuggire o che volete appunto allontanare, perché in realtà è una situazione per voi non chiara
che vi ha fatto appunto sentire in qualche modo insoddisfatte o comunque di fronte alla persona sbagliata. Quindi avete cercato di riconquistare, riprendere il controllo della vostra vita. Quindi evidentemente è un corteggiamento che c'è stato nel vostro passato con questa persona, da parte di questa persona, che proprio non vi è piaciuto e che vi ripeto, fatto sentire anche un po' manipolate. Forse è stata una persona particolarmente insistente o anche più di una persona, non necessariamente soltanto questa persona, che però obiettivamente non vi ha apportato nessun beneficio. Quindi obiettivamente direi che il consiglio della carta della morte, che ci parla appunto del chiudere delle situazioni in riferimento al passato, in questo caso è quanto mai proficuo. Evidentemente vi siete sentite addirittura controllate e soffocate dalle attenzioni di questa persona. Vediamo a questo punto invece di estrarre appunto un oracolo per quanto riguarda appunto questo re di bastoni, che appunto conoscerete a breve. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta dell'attrazione, quindi attrae amore romantico godendo appieno di questo momento. È chiaro, vi ripeto, che questo re di bastoni ci parlava sin dall'inizio ovviamente di appunto fuoco e, vi ripeto, di grande attrazione fisica e di grande erotismo. Quindi questa è sicuramente una persona che vi farà capire immediatamente ovviamente che voi gli piacete e gli piacete fisicamente veramente tanto. Quindi ci sarà sicuramente un impatto imminente tra voi e questa persona, che anche vi ripagherà un po' da questi sforzi che obiettivamente avete sino ad ora dovuto in qualche modo compiere, anche eventualmente per allontanare tutte queste persone sbagliate, tra cui appunto questo fante di denari. Di conseguenza questa persona vi farà capire che obiettivamente vi trova straordinariamente appunto belle, proprio come questa meravigliosa rosa, vi trova una personalità anche delicata, quindi vi ammira e vi apprezzerà anche da un punto di vista interiore, e vi farà capire che voi meritate di essere amate, che voi meritate amore. Quindi ci parla di una relazione molto bella, sentimentale, ma con una grande attrazione. Quindi sicuramente questa persona saprà ammirarvi da tanti punti di vista, quindi riuscendo anche un po' a lenire tutte quelle sofferenze che vi portate dietro, per esempio dal passato, nel momento in cui appunto, come vi dicevo con la carta del lotto di denari, avete incontrato persone sbagliate che non vi hanno apprezzato o comunque, vi ripeto, persone che magari non hanno proprio corrisposto il vostro sentimento o non vi hanno dato semplicemente quello che voi vi sareste invece meritate e che vi meritate, d'accordo? Quindi una carta molto bella e obiettivamente che ci va a ribadire questo concetto. A questo punto cerchiamo di capire invece appunto la carta del Papa. Quindi quest'altra persona obiettivamente se è o meno in buona fede. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo la carta del nuovo amore. Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Allora, questa è sicuramente, vi ripeto, una persona che ha provato, prova o comunque proverà per voi dei sentimenti, quindi un'attrazione anche molto importante e molto potente. Questo sicuramente anche nel momento in cui questa persona possa essere impegnata, quindi fidanzata, sposata o addirittura con figli, proprio come vi dicevo poco fa. Quindi è una persona che molto probabilmente, quindi non è legata tanto alla vostra parentela, come poteva appunto essere una delle opzioni di cui abbiamo parlato prima, ma molto probabilmente proprio una persona che si invaghirà di voi e che in qualche modo si sentirà rinvigorito nei propri desideri, anche pulsionali, nei vostri confronti. Questo però porterà questa persona a diventare particolarmente gelosa e invidiosa nel caso in cui debba accorgersi o si accorga che ci sia qualcun altro nella vostra vita o che a voi piaccia qualcun altro o che qualcun altro possa corteggiarvi. Quindi obiettivamente attenzione, perché vi ribadisco il concetto che questo Papa è una persona che appunto potrebbe, in maniera decisamente molto ambigua e molto falsa,
sembrare un amico, pronto comunque a darvi giusti consigli, ma in realtà è una persona interessata a voi, proprio perché proverà dei sentimenti nascenti per voi che lo porranno in una condizione di rivalità rispetto appunto a questo re di bastoni. D'accordo? Quindi attenzione alla gelosia di questa persona. Vediamo a questo punto, appunto, come ultima carta, il rapporto che voi invece appunto inizierete in riferimento alla carta del sole. E qui abbiamo appunto la carta del matrimonio, ragazzi. Allora, questa situazione include il matrimonio. Mamma mia, che stesa meravigliosa. Allora, vi ripeto e vi ribadisco che ovviamente qui incontrerete la persona giusta, che vi farà addirittura appunto pensare ad un rapporto ufficiale, perché no, ad un matrimonio e eventualmente appunto anche ad una convivenza. Sicuramente questa è una persona che ovviamente entrerà a far parte della vostra vita dopo ovviamente un periodo particolarmente difficile da un punto di vista sentimentale o comunque insoddisfacente della vostra vita, ma anche della sua. Perché la carta del matrimonio potrebbe proprio rappresentare una persona che è stata sposata e magari anche con figli e che quindi, conoscendo voi, ritroverà la voglia e la fiducia in un rapporto così importante. D'accordo? Quindi potrebbe essere una persona che è stata sposata, ve lo dicevo proprio con questo re di bastoni, e che in qualche modo potrebbe appunto aver perso per delusione fiducia nel rapporto di coppia, fiducia che invece ritroverà grazie a voi. Quindi andrà un po' a rivedere anche i suoi stessi sentimenti e il suo modo di vedere il rapporto di coppia, proprio perché obiettivamente in questo caso questa persona si riaprirà appunto all'amore e al rapporto di coppia. Quindi qui sarà un incontro assolutamente importante, ma vi ripeto, con una persona che potrebbe già aver avuto un passato importante da un punto di vista sentimentale. Vi parlavo appunto di un'età anagrafica piuttosto, diciamo, elevata per quanto riguarda appunto il re di bastoni. Quindi potrebbe essere una persona che arriva da un precedente matrimonio, che potrebbe avere dei figli e potrebbe essere stata delusa da questo matrimonio, ma che con voi appunto ritroverà la voglia proprio di credere in un rapporto di coppia. Quindi vi ripeto, una persona saggia, matura, che proprio come voi sa guardarsi dentro. D'accordo? Ragazzi, è una stesa assolutamente meravigliosa, quindi ovviamente che dirvi? Buona fortuna, buon incontro e ovviamente buona passione.